Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono Glacial Sphere ed oggi esploreremo e batteremo la palestra di Forestopoli con la capopalestra Alice. Siete pronti? Andiamo, vi faccio vedere subito la mia squadra. Torkoal a livello 34, Corphish, Combusken, Swellow, Pikachu e Grovyle. Vi confermo che Combusken non farà parte della nostra squadra. Fissa. Appena noi prenderemo Snorunt con Basken, lo depositeremo nel box e lo lasceremo lì essenzialmente. Però per adesso ero tenuto perché aveva Torchic, comunque fa sempre comodo avere uno starter in squadra. Per di più il tipo fuoco l'abbiamo preso relativamente di recente, Torkoal, quindi un tipo fuoco ci faceva comodo. Comunque vi confermo che appunto con Basken non farà parte della squadra definitiva di Ash per Hoenn, perché sarà sostituito da Snorunt appena lo otterremo. Quindi iniziamo subito ad esplorare Forestopoli, mentre vi ricordo di lasciare un bel mi piace se la serie e il video vi sta piacendo, di commentare e facendomi sapere cosa ne pensate voi di questo videogioco, di Alice come capopalestra, mentre andiamo a incastrare questo Butterfree in questo modo, e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti, ovviamente. Salve! Oh, il mio Butterfree è così felice! Sì, lo vedo, guarda com'è felice! Salve! Hey kid, wanna buy a super rare Pokémon a Chimecho? Questo ci chiede se vogliamo comprare un Chimecho. Noi diciamo di sì, e è un bug riconosciuto. Otteniamo in realtà un Hoppip. Quindi vabbè, lasciate, cioè, se volete prendere un Hoppip, prendetelo. Sono abbastanza rari gli Hoppip in realtà. Quindi andiamo a prendere comunque quell'Hoppip e spostiamolo da qui. Hoppip a livello 25, io ce l'avevo già. Vedete? Avevo già un Hoppip qui. L'avevo trovato in giro. Mi sembra pescandolo qualche parte si trovi. A questo punto vado a depositarlo qui nel box dei Pokémon che per adesso non. Cioè, ho catturato, ma non voglio liberare, li tengo lì. E vi faccio vedere che ho dato un leggero boost al mio Living Dex qui su Pokémon, qui nella regione di Hoenn. Ho fatto tutti i coleotteri di Vrampol, ho fatto le uova per i vari starter, ho preso Lotad, ho catturato alcuni Pokémon che mi erano sfuggiti, come Seedot, Ralts, vediamo un po' altri qui, Skitty che ho subito fatto evolvere in Delcatti con la pietra lunare, Electric, Plazo e Minun, credo basta, no, Numel, non l'avevo ancora catturato, Spoink anche, Spoink si trova proprio al percorso prima di questa città, quindi ho preso un po' di Pokémon insomma, Lunaton e Solrock, tutte e due, Whiscash e Barboach, ne ho presi un po', ne ho presi un po', anche Duskull si trova in realtà tipo al percorso 1 di notte, Chappet. Ecco, ho catturato un po' di Pokémon. Relicant l'avevo già preso. E quindi ho dato un po' una botta a questo Living Dex. Bene, continuiamo a parlare a lei. Ehi, The Feather Carnival, va bene? E no, non voglio teletrasportarmi da nessuna parte, grazie. Lei è sempre la tizia del teletrasporto. Esploriamo Forestopoli, salve. You're just in time for the Feather Carnival. It is a celebration of flying types. Questo carnevale. Volante è appunto una festa per i Pokémon di tipo volante. Salve! Il mio Charizard è davvero caldo, eh? È il Pokémon volante migliore che esista, va bene? Salve! E vendete cibo qui dentro? Non penso. Beh, quella povera signora giustamente cercava del cibo. Non c'è nulla che dobbiamo comprare in teoria, quindi proseguiamo. Salve, andiamo qui dentro. We love to study the moon. Take this. Ok, questo ci dà una bella pietra lunare in regalo. E questo ci dice che sono qui da anni loro. Va bene. Continuiamo ad esplorare questa zona qui. Salve. I love it over here. So quiet. Ok, questo, dato che si rilassa molto qui sopra, ci regala la MT-10 Hidden Power. Ok, questo ci dice che hanno questo carnevale dei Pokémon volante tutti gli anni. E qui abbiamo Brock, signori. Sfidiamolo subito, vai. Glacial, non è fantastico questa festa? I wish I had Crobat with me. Vorrei avere avuto Crobat con me. Avrebbe amato questo evento. Comunque, perché non facciamo una battaglia veloce? Vai. Una battaglia rapida. Contro Breeder Brock. Che manna in campo Fortress a livello 44. Quindi state attenti, eh. State attenti perché a livello 44 può far male. Ok, ha usato punte, noi però con lanciafiamme dovremmo shottarlo, no perché ha vigore, ok. Ha vigore, a questo punto andiamo di Body Slam, semplice. Lui ha messo due strati di punte, va bene. Questo romperà un po' le balle. Poi l'ombre, quindi Pokémon
erba, acqua. Andiamo su Hello. Su Hello non dovrebbe beccarsi le punte, giusto? È di tipo volante. Non dovrebbe prendersi le punte, infatti. E gli faremo un bel volo. Vai. Ah, dovevo provare a usarci foglia lama. Sostituisce il Pokémon, attenzione. La strategia di Brock. Far shottare il suo provero Mudkip. Questa è la sua strategia. Andiamo di attacco rapido. Bravo Brock, davvero complimenti. Ed ecco che torna l'ombre. Andiamo di nuovo di volo. Lui usa pistola acqua ma non ci colpisce. Con volo dovremmo shottarlo. Esattamente. Perfetto. Just as good as always. Come sempre, ottimo. I think I'm gonna look around and see if I can't find the gym leader. I hear she's really cute. See you around. Ok, lui vuole cercare la capopalestra perché dicono che sia molto carino. Va bene. E la capopalestra dovrebbe essere proprio lei. Salve Alice. Are you next for a ride? Sei il prossimo per una corsa? Oh, sei venuto per sfidarmi? Sono stata così occupata nei preparativi delle feste che mi sono dimenticata della palestra. Incontrami dentro, sarò pronta per te. Va bene, Alice. Questo voleva fare un'altra corsa. Randy Scarmory, so much fun. Peccato, bambini. Ve l'ho portato via il giocattolo. Torniamo quindi dall'altra parte della città. Eccoci qui. Allora, qui avevamo già esplorato? Eravamo già entrati? No. Oddio. Cos'è, un omicidio? Ah no, questo sta dormendo e vorrebbe far imparare al nostro Pokémon Sleep Talk. Non so di preciso cosa faccia Sleep Talk, non mi ricordo. Andiamo a vedere. Ah, ok, usa una mossa a caso se sta dormendo, non ci interessa ovviamente. Ok, living on the tops of the tree is a new experience for me. Va bene, questa dice che vivere in cima agli alberi è una nuova esperienza per lei. Ok, e qui possiamo entrare. Altra casetta. Salve. Questo sta cercando un Pikachu, vorrebbe scambiarlo per Skitty, ma anche no, grazie. Scambio più stupido del mondo in questa ROM. That Firo is scaring me. Firo la sta spaventando, infatti c'era un Firo lì sotto. Potremmo passare addirittura al percorso 120, ma prima ovviamente dobbiamo andare a battere la palestra. Uè, Firo, perché spaventi la signorina, eh? Questo ci insegna sintesi. No, grazie. Tu? So, what if he can't fly? He's still a flying type. Ma, Doduo può volare. E questo signore si chiede, ma se un Pokémon volante non può usare volo? O meglio, non può volare? È comunque un Pokémon tipo volante? Sì. E anzi, Doduo può addirittura usare volo. Questa è logica Pokémon. Salve, Guido. Winona, o meglio Alice, usa Pokémon di tipo volante. Sono deboli contro elettro, ghiaccio e roccia. Sono forti contro coleottero, erba e lotta. Questi tipi non gli fanno molto danno, anche. E sono immuni alle mosse di tipo terra. Ok. Una palestra piena di alberelli. Allora. Contro di lei, direi che potremmo usare, ovviamente non Grovyle, andremo di Swellow, Torkoal e Corphish. Mettendo avanti Corphish, che deve prendersi un bel po' di punti esperienza, e andiamo. Vai. Lui ci chiede se osiamo sfidare questa palestra. Beh, ovviamente sì, caro Bird Keeper. Jared. Leto? Proprio lui? Il Joker? Morbius? It's Morbin Time? Via, diciamo tutti i meme di questo mondo. Ok, Crabhammer, gli abbiamo restituito un bel po' di danno. Però lui ci ha fatto malissimo. Niente, Corphish è già morto, ragazzi. Peccato. Peccato. Andiamo a questo punto Torkoal. Deve prendersi un po' di punti esperienza anche lui. E andiamo di Flamethrower. Beh, Baraonda ci ha fatto comunque malissimo. Giustamente Torkoal come difesa speciale. Cioè, voglio dire, Corphish come difesa speciale non ha nulla. Quindi è anche normale che si becchi una Baraonda in faccia e praticamente venga bisciottato. Torniamo subito a curare i Pokémon. O meglio, a curare il nostro Corphish. Dobbiamo riuscire a fargli prendere un po' di livelli, ragazzi. Altrimenti non andiamo a nessuna parte con quel Corphish. Dai. Torniamo di qui, torniamo alla palestra. Voi siete riusciti a batterla facilmente, Alice, nei giochi normali. O anche in Fire Rush, se lo state giocando, magari. State giocando insieme a me questa Akrom, o meglio, non questa Akrom, questo Pokémon Fun Game. Ed ecco Kyle. Allora. Andiamo con Crabhammer di nuovo. È la nostra mossa migliore contro di loro. Vai. Però che cacchio.
Buono, Corphish vorrebbe imparare Razor Shell. Cos'è, con Killama? Ok, non è male con Killama, eh. Potrebbe anche abbassare la difesa del nemico. Però questo ha un critico aumentato e in più fa 100, quindi no. Lasciamolo lì, Razor Shell. Ok. Tiriamoci una super pozione. Vediamo se la trovo. Ho una pozione anche. Ecco qua, super potion. Vai. E andiamo a battere il prossimo allenatore. Salve, avicoltore. Bene, 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 ci dice. Va bene. Vai. Terrell, che manda in campo Taillow. Dai, spero che Taillow non batta il nostro Corphish, sinceramente, eh. Quick Guard, si protegge. Ah, è vero, Quick Guard si protegge solo dalle mosse con priority. Con priorità. Ecco, Swallow potrebbe batterci, invece. Swallow potrebbe farci male. Doppio team. Fortunatamente Crabhammer comunque colpisce. Andiamo poi di Night Slash. Buono. Bravo, Corphish. Ok, proseguiamo. Altro allenatore lì, tiriamoci un'altra super pozione su Corphish. Corphish sarà dura, da allenare. Inizia ad essere un Pokémon comunque relativamente lento. Ha molto attacco, quello sì, però non ha difese. Se inizia a prendersi colpi in faccia, insomma, non è proprio il massimo. Water Pulse, questo non dovrebbe farci malissimo, anche se comunque contando che non è molto efficace e viene da un Wingull, l'attacco ci ha fatto comunque abbastanza male. Swallow. Ok. Andiamo di Night Slash prima di tutto. Buono. E poi ancora di Crabhammer. Aerosalto ci potrebbe farci relativamente male. Buono però. Bravo Corphish, Corphish che non fallisce. E Pelipper, lasciamo Corphish. E andiamo di Night Slash. Ecco, Pistolacqua mi farà malissimo, appunto. E a questo punto tocca cambiare Pokémon. Lui usa Pistolacqua, io mando Swallow. Lui probabilmente usa ancora Pistolacqua, eh. Eccolo qui, Water Pulse. Non confondermelo però, per favore, grazie. E andiamo di Aerosalto. Ah, fa così poco male a Pelipper. Andiamo di volo, allora. Water Pulse, va bene. Questo dovrebbe ucciderlo. Buono. E livello 36 anche per Swallow. Ottimo qua. Ottimo così. Ed ora tocca ad Alice, da capo palestra. Che sarà una battaglia forse relativamente dura. Perché bisogna vedere quanto effettivamente i suoi Pokémon sono forti. Allora, io un Seivino me lo tiro qui. Vai. Sono arrivato a 313 Pokémon catturati, eh. Intanto. Niente male. Manderemo davanti Corphish. Ma crepi l'avarizia, dai, buttiamo lì un'altra super potion. Tanto non abbiamo una pozione purtroppo. Non credo almeno. No, non ce l'abbiamo più. Ok, siamo pronti. Vai, Alice. Allow me to properly introduce myself. Permettimi di presentarmi veramente. Io sono Winona, o meglio Alice, o Wynona, la capopalestra di Forestopoli, la palestra di Forestopoli. I have become one with bird Pokémon and I have soared the skies. È diventato un tutt'uno con i Pokémon di tipo volante e soared, non so cosa vuol dire in inglese di preciso, comunque è, insomma è andata nel cielo, è volata nei cieli. Witness the elegant choreography of my bird Pokémon and me. Goditi la coreografia, l'elegante coreografia dei miei Pokémon uccello e la mia. Allora. Manderemo in campo subito Corphish, poi Pokémon volanti direi di andare con Torkoal ovviamente e Swallow, vai. Andiamo con questi tre Pokémon. Ovviamente non mando Pikachu, cioè Pikachu avrebbe potuto one-shottare tranquillamente tutti i suoi Pokémon, ma non è che sarebbe stato molto divertente come cosa. Ok, Altaria. Altaria potrebbe essere difficile da buttare giù, andiamo di Crabhammer. Dragon Breath farà malissimo e non li facciamo pochissimo perché ora è diventata di tipo drago lei. Niente, Corphish ci ha già salutato. Beh, si è durato tanto Corphish, dai. Poteva andare meglio. Ma poteva anche andare peggio. Ok, mettiamo la siccità. E andiamo con Sludge Bomb. No, dai, mi ha paralizzato. Ma che sfiga! Ma vi rendete conto? Ah, doppia paralisi, giustamente, no? Ok, andiamo di Sludge Bomb sperando di avvelenarlo. Niente. Vai, altro Sludge Bomb. Avvelenala per favore. Bravo.
Bravo. E a questo punto andiamo a curarci, andiamo a tirarci una cura. Mi sento tranquillo nel tirarmi una cura perché, a parte che avrei potuto usare una super pozione, mannaggia me, non sprecare una iper pozione. Perché lei ha beccato la paralisi e sono stato paralizzato pure 2 volte. Quindi mi va bene usare la cura. Mi va assolutamente bene usare la cura. Allora, mettiamo una full heal. Ecco qui. Ah, refresh, si è tolta. Attenzione. Adesso mi paralizza di nuovo. Lo sapevo. Ma che infame, oh. Ok, Altaria dovrebbe essere forse il suo Pokémon più forte, gliel'abbiamo buttato giù. Pelipper, sì, cambiamo Pokémon e mandiamo Swellow. Contro Pelipper ovviamente non teniamo Torkoal. Ok, Pelipper ha messo invece la pioggia, va bene. Andiamo di volo. L'ho provato a usare Morso, davvero? Dai, è fallito volo. Fortunatamente lui fallisce anche Idropompa. Vai, vai, continua a usare idropompa. Bravo. Questo farà malissimo sotto pioggia. Minchia, che male. No, Quick Attack mi ha usato. Oh, è stronza sta capopalestra, eh. Fortina, eh. Tocca usare gli strumenti, tocca. Eh sì. Dov'è la Revitalerb? Eccola qua. Su, Swellow. Lui ovviamente ci usa idropompa, però. Fortunatamente missa. E speriamo di usare. Niente. Paralizzato. Facciamoci uccidere il nostro Torkoal. Attenzione, riesce comunque ad utilizzare Sludge Bomb. Buono. Buono, buono, buono. Ora, Swellow con un attacco rapido dovrebbe riuscire a tirarlo giù in teoria. Deve fargli abbastanza male per tirarlo giù. Attacco rapido. Buono, ok. Ed ora manca un solo Pokémon. Swellow contro Swellow. Vediamo chi vince. Andiamo di volo. Lui usa agilità, va bene. E quindi mi usa l'attacco prima che io lo colpisca. Bravissimo Swellow. Cos'ha? Baccacedro? Sì. Ok, altro volo. Lui continua a volersi aumentare la velocità. E a questo punto però andiamo di attacco rapido. Colpiremo prima noi e addio Swellow. Perfetto, abbiamo battuto Alice, o Winona, come volete chiamarla. How graceful, quanta grazia, che grazioso, va bene. Ti sei guadagnato la medaglia piuma. E anche questa MT, Skydrop. Ok, è una mossa in 2 turni che impedisce all'avversario di attaccare nel primo turno. Ok. Keep soaring high and you will certainly reach your goals. Continua a puntare in alto, probabilmente soare a puntare allora. Continua a puntare in alto e sicuramente otterrai i tuoi obiettivi. Allora, andiamo a darci una curata ai nostri Pokémon. Non è stata semplice questa battaglia, però c'è anche da dire che abbiamo beccato. Cioè, quella ha beccato tipo 4 paralisi. Ha beccato 2 paralisi con 3 Dragon Breath, mi sembra. E la paralisi mi ha fermato tipo 4 turni su 5 o 6. Quindi, insomma, va bene tutto, però, ok. Allora, usciamo da questa città. Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare qui. E andiamo nel percorso 120. Ma il percorso 120 lo affronteremo nel prossimo episodio, perché questo finisce qui. Ti ricordo di mettere un bel mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video!